Un saluto a tutti gli autori di HDBlog, parliamo di HTC One, il terminale Android che rinnova in maniera importante il catalogo del produttore taiwanese e si pone come uno dei terminali Android più importanti del 2013, dando il cambio per quanto riguarda gli smartphone HTC ad HTC One X e ad HTC One X Plus, i due top gamma che hanno caratterizzato tutto il 2012. HTC One si presenta sul mercato italiano con una scocca completamente rinnovata, con un design ancora più raffinato rispetto a quello dei precedenti modelli. Sono cambiati i materiali, scoccano i body in alluminio, un display ottimo Full HD da 4,7 pollici, un aspetto ergonomico che ci ha sempre convinto sin da quando abbiamo iniziato a maneggiare il dispositivo. Rinnovata anche la piattaforma hardware basata sul processore Qualcomm Snapdragon 600, 2 GB di memoria RAM e una piattaforma software anch'essa rinnovata. Abbiamo Android 4.1.2, 5.0, una piattaforma software sicuramente molto, molto ricca di novità e di spunti di riflessione che approfondiremo nel corso dei nostri focus. Nel nostro primo focus però vogliamo focalizzarci su di un aspetto che sta particolarmente a cuore all'utenza HTC. Parliamo ovviamente del browser internet, che era stato un terreno in cui HTC One X aveva dimostrato all'inizio un po' di incertezze. Per risolvere queste incertezze ci sono voluti un bel po' di aggiornamenti software. Abbiamo, per quanto riguarda HTC One X, un dispositivo attualmente performante, ma che è stato penalizzato inizialmente. HTC One da questo punto di vista ha delle prestazioni del browser internet che vi possiamo anticipare sono veramente di riferimento per quanto riguarda i terminali Android e ci sembra molto più maturo rispetto ad HTC One X all'esordio. Lanciamo il browser internet, vi ricordiamo che questo è il browser internet nativo e vi ricordiamo che stiamo utilizzando un terminale che non ha ancora un software definitivo. Abbiamo lanciato il nostro sito, abbiamo caricato la nostra pagina internet, possiamo notare come lo scrolling della pagina in primo luogo è sempre molto, molto fluido. La principale, non ci sono grandi novità a livello di funzionalità, abbiamo sempre la possibilità di navigare in schede, di aggiungere nuove schede, anche una scheda in incognito, ma abbiamo un'importante novità per quanto riguarda il numero di schede che possiamo aprire. Grazie ai 2 GB di memoria RAM possiamo aprire sino a un massimo di 16 schede rispetto a quelle che erano state e che era possibile aprire con HTC One X, quindi un numero maggiore di schede. Noi ne abbiamo aperte sino a 16 in questo caso per accelerare il nostro test, le abbiamo aperte in precedenza. Parliamo subito di rendering della pagina, un rendering della pagina sempre molto convincente, uno zoom che è veramente morbido e senza ritardi e senza lag. Abbiamo provato a lungo il browser in questi primi giorni di utilizzo e vi possiamo assicurare che per il momento non ha manifestato nessun tipo di ritardo. Scrolling della pagina, rotazione della pagina in tutte le direzioni, ma non presenta veramente nessun tipo di problema da questo punto di vista. Ovviamente operazione di doppio tap con la funzione per quanto riguarda la riformattazione del testo che è stata abbiamo lasciato attiva. Grazie a questa funzione la leggibilità delle pagine viene sicuramente migliorata. È una funzione che normalmente con gli altri terminali HTC che abbiamo utilizzato tendevamo a disattivare per quel ritardo che comporta il riadattamento della pagina. Stiamo notando che con HTC One invece il ritardo è veramente minimo, quindi abbiamo deciso di lasciare attiva questa funzione che ci aiuta sempre nella lettura della pagina. Torniamo ancora alla nostra home e torniamo a ribadire che tutte le principali operazioni vengono compiute sempre con flash attivo e con la modalità desktop attivata. Ovviamente non restiamo
confinati al nostro sito, ma andiamo attraverso i nostri segnalibri ad aprire uno dei siti che è probabilmente quello più indicativo, comunque quello che mette più alla frusta i browser dei dispositivi mobili. Parliamo ovviamente del sito di Repubblica, un sito ricco di animazioni, ricco di contenuti in flash, animazioni che vengono riprodotte, come possiamo notare, in maniera sempre pronta e senza nessun tipo di problema. Ricordiamo che in questo caso abbiamo sempre la riformattazione della pagina attiva, come possiamo notare nel momento in cui effettuiamo il doppio tap. Scrolling della pagina anche in questo caso sempre fluido, non ci sono veramente dei lag nel momento in cui effettuiamo queste operazioni. Proviamo anche la rotazione della pagina e proviamo ovviamente lo zoom della pagina. Anche in questo caso non notiamo nessun tipo di problema nella gestione dei contenuti in flash, anche con un sito pesante come Repubblica. E se vogliamo esagerare, proviamo ad aumentare ancora di più la velocità con un utilizzo che è sicuramente innaturale, ma non lo stiamo facendo nel momento in cui testiamo il device. Abbiamo ovviamente la possibilità di gestire tutti i contenuti in flash, anche quelli che sono relativi ai video che vengono chiaramente inglobati nella pagina internet, e in questo caso abbiamo avviato la riproduzione del video, una riproduzione del video che chiaramente mette anche in evidenza l'ottima prestazione del doppio altoparlante di HTC One. E proviamo anche in questo caso a muoverci nella pagina e, come possiamo notare, non c'è nessun tipo di problema anche in questo caso. Anche nel momento in cui effettuiamo uno zoom della pagina, il video non si interrompe ma continua a essere riprodotto senza scomparire, come avviene su alcuni device meno prestanti. La riproduzione del video quindi è in tempo reale anche nel momento in cui effettuiamo lo zoom della pagina. Anche in questo caso possiamo raggiungere delle velocità di zoom veramente elevate senza problemi. Abbiamo poi la possibilità di sfruttare anche questa utile funzione, ci permette di leggere gli articoli che troviamo sulla nostra pagina internet in maniera ancora più efficace. È una funzione che elimina praticamente tutti gli elementi di contorno come le immagini e ci fa concentrare sul testo degli articoli. In questo caso abbiamo ovviamente i tempi di caricamento non sono indicativi perché sono legati alla nostra rete Wi-Fi, e comunque ricordiamo che HTC One è dotato della connettività LTE e quindi può essere sfruttato anche con le offerte disponibili nel nostro paese dagli operatori che stanno man mano aumentando le offerte LTE. Abbiamo detto possiamo sfruttare sia il doppio tap con riformattazione del testo, ma possiamo leggere la nostra pagina in maniera ancora più agevole attraverso la funzione che ci elimina le immagini e ci fa concentrare sul testo attraverso questo tasto. Continuiamo con l'esame delle prestazioni del browser. Come notiamo, abbiamo veramente aperto tante schede in memoria, le schede vengono caricate in maniera molto molto rapida. Apriamo anche un altro sito, HD Magazine, e andiamo a vedere per esempio quali sono i film in uscita. Anche in questo caso il caricamento ovviamente tramite sottorete Wi-Fi è avvenuto rapidamente, gestione di tutti i contenuti interattivi, di tutti i nostri banner e quant'altro avviene sempre senza nessun tipo di problema, ricordiamo sempre con uno scrolling veramente rapido e soprattutto con questo zoom che è molto molto morbido e molto fluido. Dicevamo, andiamo a vedere cosa esce al cinema il 21 marzo e mettiamo alla prova anche il comparto relativo ai video, alla gestione dei video integrati nelle nostre pagine web. Abbiamo in questo caso due trailer, avviamo il primo trailer attraverso il tasto, quindi per far partire la riproduzione. E anche in questo caso proviamo a vedere cosa succede nel momento in cui zoomiamo la pagina. Ottimo, come sempre, la resa finale, morbidissimo il pinch to zoom
e notiamo che la riproduzione sta continuando come abbiamo rilevato in precedenza anche nel momento in cui effettuiamo lo zoom della pagina. Possiamo provare anche ad aumentare l'audio per farvi iniziare a farvi sentire l'ottima resa degli altoparlanti di HTC One. Risoluzione in questo caso è pari a abbiamo avviato il video alla risoluzione di scusate un attimo 320p. Possiamo aumentare la risoluzione, riproduciamolo in 720p e vediamo cosa succede al nostro video, se ci sono dei cali di prestazioni oppure se le prestazioni diventano comunque poco soddisfacenti. Modalità 720p, anche in questo caso non abbiamo nessun tipo di problema, anche nel momento in cui zoomiamo il video viene riprodotto sempre in maniera fluida. Proviamo anche quest'altro video che ha una risoluzione più elevata, una risoluzione che arriva a 1080p, e proviamo a selezionare la risoluzione 1080p e vedere cosa succede al nostro terminale. Risoluzione 1080p e come possiamo notare la riproduzione avviene in maniera altrettanto fluida nei limiti della, purtroppo, della nostra rete che non sempre riesce a caricare il video con la giusta rapidità, ma possiamo far vedere che pur attivando la modalità 1080p il video viene riprodotto in maniera veramente fluida e soprattutto possiamo continuare a muoverci nella nostra pagina senza nessun tipo di rallentamenti, senza nessun tipo di ritardo. Anche in questo caso ovviamente possiamo attivare la riproduzione a tutto schermo, che vi assicuriamo sul display di HTC One è veramente accattivante. Assolutamente dobbiamo vedere il display di HTC One, che è veramente brillante, e ascoltare il suono del doppio altoparlante, che è veramente non soltanto potente ma è anche ottimo dal punto di vista della qualità. Quindi dal punto di vista della gestione dei contenuti in flash possiamo ritenerci sicuramente soddisfatti dalla prestazione che è possibile ottenere, e come se non bastasse abbiamo la possibilità di attivare due video contemporaneamente, di gestirli tramite pinch to zoom senza nessun tipo di problema. Una prestazione veramente brillante. A questo punto proviamo un'ultima prova, facciamo un'ultima prova e testiamo sempre con le nostre schede. Testiamo un ultimo sito, ovvero un altro sito che a nostro avviso mette abbastanza alla prova il terminale, è il sito di Via Michelin, che noi utilizziamo normalmente anche dal desktop, un sito altrettanto pesante dal punto di vista della quantità di elementi interattivi, di animazioni, di contenuti in flash, e come possiamo vedere anche in questo caso vengono riprodotti tutti in maniera ottimale senza incidere sulle prestazioni. Questo sito tra l'altro contiene una mappa interattiva che è abbastanza pesante, difficile da gestire solitamente per i terminali, ma noi riusciamo comunque ad esempio a spostarci all'interno della mappa con il nostro HTC One, a dimostrazione del fatto che anche nel momento in cui è chiamato a gestire questi elementi interattivi abbastanza complicati riesce a farlo in maniera molto efficiente. Torniamo alla pagina che avevamo aperto, scusate, in precedenza, e diciamo qualcosa alla fine del nostro test sulla navigazione internet, diciamo qualcosa anche sulla densità di pixel. Nel browser internet si apprezza particolarmente la risoluzione Full HD, anche se non abbiamo una vera e propria rivoluzione rispetto al display HD di HTC One X. La differenza la notiamo nel momento in cui esaminiamo appunto con un livello di zoom la pagina e ci rendiamo conto che anche le scritte più piccole sono riprodotte in maniera molto nitida. Naturalmente è impossibile andare a chiedere all'utente di andare a leggere con queste dimensioni il testo, anche se
vi assicuriamo che la differenza si vede proprio nel momento in cui si esaminano i testi più minuti. Navigazione internet quindi ottima. Tra l'altro, il browser internet di HTC One ha eliminato una funzione che avevamo visto nel browser di HTC One X, ovvero quei tre menu che apparivano nella parte bassa dello schermo. Ve li mostriamo col nostro HTC One, che sarà oggetto ovviamente di ulteriori prove successivamente. In questo caso abbiamo aperto il browser Chrome, ma noi riapriamo il browser internet nativo e possiamo notare che con il precedente browser apparivano questi tre menu nella parte bassa dello schermo nel momento in cui si scrollava la pagina. Questa funzione è stata eliminata nel nuovo browser di HTC One, una rimozione che tutto sommato non ci dispiace, perché a dire il vero questi tre menu che apparivano nella parte bassa non erano mai efficienti, non erano mai utili al momento giusto, e comunque le stesse opzioni si trovano nel menu nelle impostazioni del browser del terminale. Prima di chiudere la nostra prova, facciamo anche un rapido test del browser Chrome. Ovviamente un'alternativa che è apprezzata da alcuni utenti, altri utenti apprezzano il browser nativo della piattaforma Sense, e quindi comunque lo proviamo per completezza. Abbiamo in questo caso addirittura uno scrolling che non è forse allo stesso livello rispetto a quello che avevamo visto in precedenza. Noi siamo portati più ad utilizzare sinceramente il browser nativo che Chrome, ma possiamo vedere che anche in questo caso la fluidità della pagina è buona, la rotazione della pagina avviene senza eccessivi ritardi, quindi una prestazione che appare buona anche nel momento in cui andiamo ad utilizzare un browser differente come può essere Chrome. Animazioni sempre fluide, ma ripetiamo, la fluidità è una delle caratteristiche che contraddistingue HTC One nella maggior parte dei suoi comparti. Con questa prima prova dedicata ad HTC One, che si è soffermata sugli aspetti della navigazione internet e tutto, una prova che può concludersi sicuramente in maniera positiva per HTC One, in attesa dei nostri successivi test che esamineranno gli altri comparti del nuovo top gamma Android di HTC. Un saluto ai nostri lettori.